Ciao a tutti. Ciao. Allora, vediamo un circuito di addominali. Ci posizioniamo su questo bel prato, Sì. schiena a terra e facciamo dei crunch dove utilizziamo una salvietta posizionata dietro la nuca per diciamo, aiutare a fare correttamente, a eseguire correttamente il movimento senza impattare diciamo, sul tratto cervicale, giusto? Certo, il rischio è sempre quello quando si eseguono dei crunch di sforzare i muscoli del collo, sentire più il lavoro a livello dei flessori della cervicale piuttosto che sul muscolo addominale. Ok, Quindi. per farlo bene, ecco, per farlo bene, durante l'esecuzione andiamo comunque sempre a cercare di mantenere un risucchio dell'ombelico e diciamo, la zona lombare ben aderente al pavimento, in questo caso al prato. Qua vediamo una variante dove solleviamo le gambe, alternativamente andiamo ad appoggiare il tallone, di un piede a terra e poi appunto alterniamo con l'altro. Questo è un circuito intensivo, tu fai, Sì. passi da un esercizio all'altro praticamente senza fare grossi recuperi. Indicativamente quanti ne facciamo, in che modalità, perché insomma li stai facendo veramente tutti di seguito, magari Sì, anche perché molti. hanno uno scopo dimostrativo, diciamo, che potrebbero essere eseguiti a tempo, tipo un minuto per ogni esercizio e magari con dei brevissimi recuperi, sempre per Magari farlo. inizialmente partirei con una trentina di Sì, secondi, no? 30 secondi. Poi qui abbiamo un'altra variante ancora. Abbiamo visto intanto la bicicletta. Come variante ulteriore. Qui c'è un altro crunch un pochino più pericoloso in effetti, perché qui abbiamo la salvietta che viene bloccata a livello Della della zona gamba, tibiale, sì. esatto, e invece abbiamo il busto che si solleva, quindi diciamo che qui bisogna veramente lavorare bene sul discorso del risucchio dell'ombelico e dell'aderenza della lombare al pavimento, perché altrimenti si rischia proprio di impattare, come dicevamo prima, sui flessori del collo, quindi sulla zona cervicale, poi avere dolore, proprio contrattura a livello del collo, a livello della cervicale. Anche perché qui il movimento è agevolato dall'azione delle braccia, no? Che comunque Sicuramente. qua è un sit-up questo proprio come tipologia di esercizio, no? Certo, bisognerebbe cercare di, tra virgolette, diciamo molto tra virgolette, isolare il più possibile, diciamo, la contrazione dei muscoli delle braccia, poi in realtà non ci si riesce più di tanto. E qui vediamo un crunch invece, dove andiamo a coinvolgere di più gli obliqui. E quindi praticamente andiamo a fare queste semirotazioni del busto dove cerchiamo di portare il gomito al ginocchio opposto. Le ginocchia sono sempre aperte all'altezza delle ossa dell'anca e in questo esercizio rimangono ferme mentre si muove soltanto la parte superiore del busto. Importante anche la respirazione negli addominali Assolutamente per il sì. coinvolgimento del muscolo trasverso, quindi della muscolatura più profonda dell'addome. Allora, ancora, vediamo ancora. Se Qua c'è un recupero. qui in pratica andiamo ad agganciare la pianta del piede e andiamo ad allungare tutta la parte posteriore della gamba, stando attenti a cercare proprio di tirare la punta del piede verso il naso, verso la fronte. Stiamo in questa posizione per circa 30 secondi almeno, direi. E poi andiamo a cambiare. L'altro piede rimane a terra, cercando di dare stabilità il più possibile al bacino, di modo che venga agevolato l'allungamento. Piede a martello, respiro Respirazione. controllato, certo, perfetto. Ok, ci prepariamo quindi a riprendere con questa soluzione, quest'altra variante.
con dell'inclinazione del busto, col mantenimento della contrazione sul retto dell'addome, quindi cercando un coinvolgimento sempre degli addominali obliqui, no? In questo modo. Cercando di portare appunto il gomito verso la coscia della gamba corrispondente. Questo è sconsigliato a chi ha problematiche, alla, soprattutto alla bassa schiena, perché è un po' forte come lavoro. È un pochino lavoro, forte, un pochino questo forte. Si sente molto questo addominale, fatto bene, si sente molto. Ok, quindi abbiamo un piccolo recupero. Qualche istante. Vedi come c'è una ricerca anche dell'ordosi cervicale proprio per promuovere un allungamento, una trazione sulla schiena generale. E poi che bello, andiamo a fare dei plank laterali. I nostri preferiti. I nostri questi. Preferiti, sì, giusto, non si può andare avanti in un circuito senza di addominali un plank, senza fare un plank. Non andiamo da nessuna parte, certo. Ok, quindi questo è abbastanza semplice perché sono semplicemente delle tenute piuttosto brevi. Sì, dinamici, verso l'alto, side sì. Plank, abbastanza dinamico. Un buon appoggio dei piedi comunque per fare in modo che non scivolino. Ora in questo caso lo facciamo sul prato, quindi c'è un buon attrito, ma se siamo su un pavimento, su un parquet, ok, insomma bisogna cercare di trovare una buona stabilità prima di iniziare l'esecuzione dell'esercizio. Anche perché se viene a mancare la stabilità potremmo poi sentire un affaticamento a livello delle spalle. Certo. Quindi andare a coinvolgere eccessivamente dei gruppi muscolari che non sono sicuramente lo scopo di questo esercizio. Poi è chiaro che quando si lavora con gli addominali è anche fisiologico che altri gruppi muscolari Certamente. Entrino in gioco, perché è praticamente impossibile andare a fare un isolamento completo certo. del muscolo addominale. Ecco, ma certo, come anche... peraltro, insomma, siamo fatti di catene, il tutto è molto più della somma delle parti, ecco, anche sul corpo umano. Ecco. E qui andiamo a fare un pochino di allungamento. Quindi andiamo a posizionarci proprio così, tipo sfinge, ad allungare il retto. Schiena estesa. Sguardo in avanti, non verso l'alto, insomma non andiamo a iperestendere il tratto cervicale, ma andiamo semplicemente certo. A guardare verso l'orizzonte, ecco. E andiamo ad allungare un pochino anche il tratto lombare, la bassa schiena, con le gambe aperte, in una posizione di abbandono, diciamo di rilassamento, fronte appoggiata al pavimento, e qui ci rilassiamo. Il respiro può essere un po' forzato per avere un'azione di mobilità della zona dorsale, qua variante, prima di tornare su. E di salutarvi. E termina qua questo circuitone di addominali. Bene. Se vi è piaciuto questo video e non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Condividetelo, commentatelo, vi risponderemo al più presto. E cliccate sulle foto per continuare ad allenarvi con noi. Alla prossima. Ciao. Ciao.